Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare la nostra sacca Summer, che è questa sacca, mi avvicino per farvela vedere, che come potete vedere ha due mattonelle granny e si può tirare in questa maniera e indossarla, quindi una perfetta sacca per quest'estate, per mettere la roba dentro e andare in spiaggia. Per quanto riguarda il filato usato, ve lo faccio vedere subito, io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea gocce d'estate. Ho utilizzato quattro colori, adesso mi ritolgo un attimo la borsa così ve li faccio vedere, ecco qua, che sono i colori del viola, grigio, verde e marrone. Come potete vedere, però, ho fatto le due mattonelle sempre usando questi quattro colori, ma alternandoli in maniera diversa. Qui ho iniziato con il viola, mentre da quest'altra parte ho iniziato con il grigio. Questo per dare un effetto un po' più simpatico a questa borsa, diciamo la double face, che poi è anche comodissima. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link sia al filato sia alla sacca che potete acquistare sul mio sito. Per quanto riguarda il filato, io alla fine ho utilizzato soltanto 200 grammi, ossia 50 grammi per colore. Io ho utilizzato questi quattro colori, ma voi potete utilizzare tutti i colori che volete presenti sul sito. Se volete qualcosa di un po' più estivo, io vi consiglio di unire tipo il giallo con l'arancione, con il verde, con il lilla invece che con il viola, quindi potete veramente oppure fare le tonalità del blu, quindi celeste chiaro, scuro, quindi vi potete divertire e fare questa borsa con i colori che più vi piace. La lavorazione è semplicissima, ve la faccio vedere sempre, perché appunto è una classica mattonella granny che poi vanno cucite lateralmente insieme e anche sotto, insieme le due mattonelle, mentre sopra con ago e filo vanno cucite separatamente la striscia sopra con la nostra sacca. Mi raccomando, una cosa che faccio vedere anche nel tutorial, quando andate a cucire qui dovete lasciare lo spazio appunto per far pass dove passa il vostro filo per poter appunto indossare la sacca. Una volta cucito, quando stringete, vedete la lavorazione si stringe da sola e quindi poi potete indossare tranquillamente la vostra sacca una volta riempita con tutto quello che vi occorre. Detto ciò, spero che anche questa borsa, questa sacca vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare e noi poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sacca abbiamo bisogno di una sacca che trovate disponibile sul sito, guardate qui, molto facile. Uno va a tirare e si forma la nostra sacca e abbiamo bisogno del filato. Io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea gocce d'estate e utilizzerò questi quattro colori, alternando il colore ogni giro. Quindi ogni giro andrò a cambiare colore, tranne all'inizio dove i primi due giri li farò con lo stesso colore, poi andrò a cambiare ogni giro. La combinazione la potete scegliere voi, io utilizzerò questi qua, vi ho fatto qui anche un altro tipo di combinazione colori che potete fare con i colori presenti sul mio sito. Guardate, in realtà possiamo anche fare così, cioè potete fare veramente tutti i colori che volete, le abbinazioni che più vi piacciono con tutti i colori disponibili sul sito, però io ripeto, ho utilizzato questi quattro colori qui davanti. Un'altra cosa, le mattonelle io penso che non le farò uguali, utilizzerò sempre lo stesso colore, però gli stessi quattro colori, però la mattonella avanti e la mattonella dietro cambierò i colori in maniera diversa in modo da avere più vivacità nella nostra sacca. Come vi ho detto, ogni mattonella deve essere grande quanto il nostro sacco, quindi in base alla lavorazione vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro. Allora, utilizzerò l'uncinetto del numero 4 e andiamo. Scusate, ho allontanato un po' i gomitoli e ho deciso di non farvi vedere col viola perché col viola non si vede bene, ma di farvi vedere col verde. Quindi andiamo a fare un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due, catenella 1, 2, 3 e 4, catenella di separazione. Abbiamo fatto 4 gruppi di 2 maglie alte, quindi tiriamo l'anello magico per chiuderlo.
Entriamo nella terza catenella e ne va a fare una maglia bassa. A questo punto possiamo partire e fare il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo nella catenella nella dove abbiamo fatto la maglia bassa e facciamo un'altra maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo nell'archetto successivo, quello che facciamo lo facciamo per tutto il giro, quindi entriamo nell'archetto e andiamo a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, una, due, prendo il filo, andiamo nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo, altre 2 maglie alte, una, due. Prendiamo il filo, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo, altre 2 maglie alte, una, due, archetto successivo, di nuovo andiamo a fare per terminare il nostro giro 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, entriamo dove abbiamo fatto la nostra terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi questo è il nostro secondo giro. A questo punto possiamo andare a fare il nostro terzo giro e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo dove abbiamo fatto la maglia bassa e facciamo un'altra maglia alta. Adesso dobbiamo andare tra i nostri due angoli, quindi qui dove non abbiamo fatto la catenella di separazione e andiamo a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Adesso ci troviamo, abbiamo la catenella, quindi ci troviamo nel nostro angolo e quindi andiamo a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due. A questo punto andiamo tra le due gruppi di due, tra i due ventagli, quindi tra i due nostri tre, nostri due angoli e andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Andiamo di nuovo nell'archetto di una catenella che è il nostro angolo, andiamo a fare il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due. Andiamo tra i due gruppi di due maglie alte dove non abbiamo fatto la catenella e andiamo a fare 3 maglie alte, una, due, 3. Quindi andiamo nell'ultimo ventaglio e andiamo a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due. Andiamo tra i due ventagli, quindi tra i nostri due angoli, e andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e tre. A questo punto dobbiamo terminare il giro. Vi ricordo che io sto facendo un piccolo campione, ma che ogni io dopo i primi due giri cambierò sempre colore. Infatti, dopo i due giri nella lavorazione vera e propria, ogni giro cambierò colore. Quindi andiamo a terminare il giro e andando sempre a fare nell'ultimo archetto 2 maglie alte. Catenella di separazione, entriamo nella terza catenella, andiamo a fare una maglia bassa. E adesso questo giro è il giro che andremo sempre a ripetere, che ci permetterà di allargare sempre di più la nostra lavorazione. Quindi andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta. Andiamo tra il gruppo di 3 maglie alte e l'angolo, quindi qui andiamo a fare 3 maglie alte, una, due, tre.
superiamo le 3 maglie alte, di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Siamo così nell'archetto del ventaglio, scusate, mi tiro un po' il filo, altrimenti ci devo sempre litigare, e nell'angolo andiamo a fare sempre 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientriamo 2 maglie alte, 1, 2. Tra il ventaglio e il gruppo di 3 maglie alte andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Superiamo le 3 maglie alte e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E ci troviamo nell'angolo e andiamo a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2. Andiamo tra il ventaglio e le 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Andiamo tra le 3 maglie alte successive, cioè superiamo le 3 maglie alte e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Siamo di nuovo nell'angolo e nell'angolo andiamo a fare di nuovo il nostro ventaglio. Allora, ho terminato la mia piastrella, ho fatto un totale di 17 giri e come giri vanno più che bene, mi copre l'intera borsa, quindi adesso devo andare a fare un'altra mattonella uguale, perché una va avanti, una va dietro, non me la copre totalmente ma va bene così. Se la faccio più grande poi non mi piace come viene, quindi preferisco che sia pelo a pelo che me la copre. Adesso devo andare a fare un'altra mattonella, utilizzerò sempre gli stessi 4 colori ma li alternerò in maniera diversa. Ed ecco qui ho fatto anche la seconda mattonella, ripetendo sempre gli stessi giri, però come potete vedere ho alternato in maniera diversa. Qui avevo iniziato con il viola, qui ho iniziato con il grigio, in modo da avere due mattonelle uguali ma che comunque sono diverse, almeno nel cambio colore. Una mattonella va avanti, l'altra la mettiamo sotto. Adesso, come vedete, la cucitura va rivolta verso la borsa. Adesso io cucirò insieme le due mattonelle lateralmente, lasciando libero naturalmente qui dove ho le, dove mi passano, scusate, non si vedeva, ecco, quindi cucirò sotto le due mattonelle insieme, le cucirò lateralmente lasciando libero qui dove appunto ho il mio filo che mi serve per indossare la sacca. Stessa cosa da quest'altra parte, cucirò sotto e cucirò qui, lasciando poi libero qui e tornando a cucire insieme le due mattonelle. Una volta fatto questo, che è semplicissimo, vi farò vedere come invece andare a cucire poi le mattonelle sopra. Allora, ho terminato di cucire lateralmente, vedete, ho lasciato qui il punto per poter far passare i nostri nastri. Ho cucito anche sotto e adesso dobbiamo andare a cucire le due mattonelle sopra. Per la cucitura sopra io ho lasciato libero l'angolino. Adesso tiro un po', eccomi, la mattonella e la faccio combaciare con il bordo qui in alto. Non andrò più a cucire con l'ago da lana con cui cuciamo solitamente, ma userò l'ago più piccolo e farò in modo da cucire la mia mattonella usando sempre il filo quello più indietro con appunto la sacca, però utilizzerò un filato più sottile, ossia il filo che serve appunto per cucire normalmente quello da sarta, quindi quello sottile. Ho terminato di cucire le mie due mattonelle alla mia sacca, quindi se io vado a tirare la sacca si chiude e questo è il risultato. Quindi vedete, io la chiudo e la allargo, quindi anche la sacca è terminata.